Buongiorno a tutti, questo è il secondo talk della mattinata. Io sono Giacomo De Lazzari, sono uno studente di ingegneria dell'informazione all'Università di Padova e oggi vi faccio un talk più pratico rispetto a quello che è stato fatto prima, che era molto panoramico e introduttivo, fatto molto bene, anche mi complimento con Andrea, che ha fatto un ottimo lavoro di chiarire le idee secondo me. Io entrerò più nel dettaglio, avevo accennato alle reti neurali o neuronali, ecco, sì, due giorni che discutiamo come si chiamano in entrambi i modi. In particolare lo farò con determinati strumenti che sono Python, TensorFlow e Keras. Le ultime due sono due librerie molto grosse che sono molto conosciute nell'ecosistema Python, come dopo vedremo. Approfitto del fatto che Andrea ha già fatto una buona panoramica su tutto quanto, quindi io avevo preparato le slide in modo da prepararmi per ogni evenienza, però salterò un po' di cose visto che ha già, per esempio, fatto notare che machine learning al giorno d'oggi è ovunque. Infatti questo è anche uno dei motivi alla base del talk di questa giornata in sé dedicata all'intelligenza artificiale, cioè quello di avvicinarsi un po', a demistificarlo in questo talk anche da un punto di vista pratico, quello di codice, vediamo anche codice, e iniziare a sperimentarci un po'. Chiaramente alcune note darò un punto di partenza, è una roba gigantesca, tempo limitato, userò un approccio molto pratico, tra virgolette da smanettone, cercando di non offendere magari l'approccio più formale se qualcuno lo conosce già, vorrà approfondirlo. Non mi soffermerò troppo su certi dettagli che poi uno può andarsi a vedere se vuole invece addentrarsi. I prerequisiti ho cercato di tenerli più bassi possibile, perché sì, so che il 80% del pubblico viene dall'Istituto Rossi, come ho fatto anch'io al suo tempo, e probabilmente non tutti magari a livello di matematica siete già al livello che servirebbe per comprendere fino in fondo, quindi basta sapere cos'è una funzione, cosa sono vettori e matrici intesi come contenitori di informazione, cioè letteralmente una lista di numeri o una griglia, se così vogliamo proprio ridurla. Saper interpretare un grafico in due dimensioni di punti, magari per giusto capire un po' cosa stiamo facendo, e un po' di programmazione di base. Penso che qui tutti quanti bene o male abbiamo visto un po' di codice, quindi non dovrebbe essere un grossissimo problema. Cosa vogliamo fare? Come ha già fatto capire il tour precedente, io parlerò di classificazione, farò un esempio di classificazione. Vogliamo imparare a classificare oggetti o situazioni in base a delle dati in input che abbiamo, che si chiamano features tipicamente, che sono numeriche di solito, anzi devono essere numeriche, e l'essenza di quello che vogliamo fare è partire da dei dati in input su un certo oggetto. In questo caso questo è un esempio di un dataset molto famoso, è un po', se avete, sicuramente avete scritto l'Hello World nel linguaggio di turno, questo è l'Hello World del machine learning, in un certo senso è uno degli Hello World, ce ne sono più di uno, alcuni partono addirittura con la funzione XOR proprio booleana, però questo è un dataset che è stato fatto un bel po' di anni fa, è un dataset non linearmente separabile, fatto abbastanza bene, che è stato usato per testare vari algoritmi, si chiama Iris e praticamente categorizza fiori, l'Iris, sono una specie di fiori e hanno delle sottospecie, quindi tipo setosa, virginica, poi c'è il versicolo e altre cose. È un dataset che contiene 150 righe, praticamente 150 misurazioni che sono state fatte su tre specie diverse. Perché sto spiegando, ci ho perso così tanto tempo, perché è proprio il dataset su cui faremo l'esempio. Abbiamo detto, vogliamo appunto imparare a classificare questi oggetti, in questo caso nelle tre specie, in questo esempio specifico, senza dover programmare delle regole esplicite al computer, senza dirgli, non so, se la lunghezza del sepalo è maggiore di tot e la lunghezza del petalo è minore di tot, dover decidere manualmente queste soglie, tra virgolette, dover capire su cosa fare soglia, vogliamo che sia il computer a arrangiarsi. Altri esempi per capire, insomma, al di là dei fiori, che uno può dire bellissimo, cosa che faccio, potrei avere una tabella, cioè degli oggetti, delle situazioni in cui misuro temperatura interna, temperatura esterna, l'orario della giornata, il mese, che meglio c'è, e potrei decidere se voglio accendere il riscaldamento o l'aria condizionata, quindi fare praticamente un termostato intelligente.
Potrei per esempio su un server dove ho problemi di attacchi DOS iniziare a raccogliere varie informazioni, per esempio quanti pacchetti di CPU o UDP stanno transitando, qual è la dimensione media di un pacchetto nell'ultimo periodo o cose del genere, e categorizzare in possibile attacco DOS sì, possibile attacco DOS no, per esempio. Quindi vediamo che da dati numerici, adesso io ho scritto meteo, nuvole, sole, eccetera, ho scritto stringhe, ma poi ci sono modi per codificarlo chiaramente in numeri. Quindi partendo da in varie situazioni è possibile estrarre caratteristiche, valori, features, eccetera, e provare a fare un po' di machine learning. Le reti neuronali, come è stato accennato, sono praticamente dei grafi, degli accozzaglie dei neuroni, se vogliamo vederle così, neuroni ovviamente artificiali, non andiamo a dissezionare nessuno oggi. Sono tipicamente collegate in strutture ben definite. Si può attaccare e collegare neuroni a caso, se vogliamo, però per vari motivi, e adesso non entro nei dettagli, si preferisce assumere strutture più rigide, come questa che è il multilayer perceptron o rete neuronale feed forward. È un modello sequenziale in cui abbiamo vari strati, c'è il layer d'ingresso e il layer nascosto, in questo caso che è uno, può esserci più di un layer nascosto, abbiamo un layer di uscita e da lì verranno fuori dei valori numerici che noi nel nostro caso decidiamo, visto che siamo in un task di classificazione, di interpretare come un po' delle probabilità che un certo oggetto le cui features abbiamo dato in input appartenga a una certa categoria. Vediamo l'unità di base di questa cosa, cioè il neurone artificiale. Aveva già accennato Andrea prima, io entro un pochino di più nella formula, lui ha già detto giustamente che cosa fa un neurone artificiale? Fa una specie di media di tutti quanti i valori che ha in ingresso e decide in pratica con una specie di soglia se attivarsi, se quella cosa è importante o meno. Allora, per entrare un po' più nel dettaglio, così poi spero di riuscire a farvi capire anche come funziona l'addestramento a tutti gli effetti, di cui si era accennato anche prima. Il neurone fa innanzitutto una media pesata, cioè ogni input, ogni connessione che ha, ogni filo, sinapsi, nel caso, cioè questa cosa si ispira ovviamente al cervello umano, abbiamo un peso associato che è un numero, che può essere positivo o negativo, può essere 0,1, può essere 4 miliardi di milioni, non ci interessa, è un peso. Noi moltiplichiamo ogni input per il peso, come vedete nella formula espansa sotto, prendiamo, facciamo la somma di tutta sta roba e la buttiamo dentro una funzione di attivazione, questo è importante. Ci permette di praticamente di imparare tutti gli effetti, se no rimarremo nell'ambito del linearmente separabile. Cos'è questa funzione di attivazione? Ci sono varie funzioni di attivazioni. Come le scelgo? Boh, fa parte un po' dell'arte delle reti neuronali, se dobbiamo, cioè saper scegliere. Posso, diciamo, usare dei criteri per ridurmi a certe scelte, però tipicamente è anche una cosa abbastanza sperimentativa. Esempi di funzioni sono banalmente gradino, cioè se l'input è minore di 0 do 0, se l'input è maggiore di 0 do 1. C'è la tangente iperbolica, che è una cosa, adesso anche faccio prima mostrarvela da qua, è la prima in alto a sinistra, è una funzione un po' più morbida, nel senso mi soffermo un po' qui per far capire un po' cosa sta succedendo. Se vedete, mano a mano che x aumenta, che il valore in input aumenta, io vado a tendere a 1. Questo vuol dire che tutti quanti i valori all'interno della mia rete, praticamente, che vengono passati tra un neurone e l'altro, saranno compresi tra meno 1 e 1. Perché anche se un neurone con la somma pesata butta fuori una roba tipo 10.000, quella funzione lì me lo contiene praticamente tra meno 1 e 1, quindi fa una specie di sintesi. Ogni volta che calcolo questa funzione vado un po' a sintetizzare quello che è stato fatto in quel neurone lì. Qui vediamo un esempio banale, cioè possiamo fare il lavoro che fa un neurone artificiale anche a mano con la calcolatrice. Se abbiamo l'input 5,1, 3,5, 1,4 e abbiamo vari pesi proprio espressi numericamente, possiamo tranquillamente moltiplicarli a mano, facciamo quel conto lì, ci viene fuori 2,25, lo buttiamo dentro la funzione, se scegliamo la tangente iperbolica per esempio ci viene fuori 0,978 più o meno, quindi l'abbiamo abbastanza saturato in questo caso, si dice, cioè sta buttando fuori un valore molto alto, molto vicino a 1, che è il massimo che può dare. Si dice anche che il neurone è molto attivo, si sta attivando. Come abbiamo detto, colleghiamo insieme vari di questi neuroni per formare delle reti. Non lo facciamo in maniera totalmente casuale, ma per vari motivi preferiamo farlo
in strutture abbastanza ben definite. Questo, creare strutture più complesse con questi neuroni, è quello che ci consente di permettere a reti neuronali di capire relazioni anche complesse tra i dati. Cioè, tutti quanti i vari neuroni inizierà a fare una piccola parte nella comprensione di cosa stiamo facendo, nella classificazione, eccetera, e verrà riutilizzati tutti i valori in output negli strati successivi. Quindi più neuroni abbiamo, più possiamo aumentiamo la complessità del modello e la capacità della rete di capire relazioni complesse, in un certo senso. Come abbiamo visto prima, ogni connessione tra neuroni ha bisogno di un peso. Ma come li troviamo questi pesi? Cioè, li decidiamo noi? In esempi semplici potremmo anche farlo, se stiamo provando, implementando una funzione AND, una funzione OR con un neurone, magari vogliamo provare noi per capire un po' come funzionano, possiamo anche farlo. Ma quello che si fa sempre praticamente è usare un algoritmo di addestramento. Ci sono vari algoritmi con vantaggi e svantaggi, motivi storici più o meno diversi sotto, che hanno un sacco di parametri, anche quelli da tarare. Io non entrerò nei dettagli degli algoritmi di addestramento oggi, perché sarebbe una cosa praticamente a sé stante, ha un fascino totalmente diverso, se vogliamo. Quello che facciamo tipicamente è, come avete intuito prima, raccogliere vari esempi per rete, danno in pasto all'algoritmo di addestramento, diciamo: ehi, io ho questa rete qua che non sa fare niente ancora, ho tutti i pesi casuali, li inizializzo a caso perché è il massimo che posso fare. Fa in modo che, se ti do questi esempi, riesca a, diciamo, si comporti un po' meglio, mi dia, tenda a darmi l'output che dovrebbe, giusto. Una volta che l'algoritmo di addestramento ha fatto il suo lavoro, abbiamo, lui ci dà la rete, dice: ok, tieni, questa è la rete, te l'ho addestrata, ho fatto il meglio che potevo, tua. Noi cosa facciamo? La prendiamo e la testiamo su un insieme di campioni che la rete non ha mai visto, perché se li ha già visti è troppo facile, cioè potrebbe anche averli memorizzati tutti, per quanto ne sappiamo, quello che si chiama overfitting, come è stato spiegato appunto prima. Se eventualmente non siamo soddisfatti delle performance, ma sta andando in overfitting, oppure non riesce a generalizzare abbastanza, non riesce minimamente a comprendere, o è troppo sbilanciata verso una categoria, ripetiamo dal primo passo, cioè raccogliamo magari altri esempi, li organizziamo, li puliamo un po'. Ci sono varie operazioni che si possono fare, è una cosa abbastanza come si può dire, molto, non dico macchinosa perché così sembra che gli stia dando una connotazione negativa, però richiede un po' di assistenza da parte del programmatore, del scienziato, del tizio che sta cercando di addestrare sta cosa. Quindi appunto, nel caso del dataset, sceglieremo arbitrariamente, in modo casuale, per randomizzare le cose, un certo numero con certi campioni per addestrare la rete e certi campioni per testarla. Di solito si sceglie un rapporto, cioè se io un dataset ho raccolto 1000 campioni, scelgo di fare uno split 80%-20%, in modo da avere 800 campioni di addestramento e 20 di test, e 200 di test in quel caso lì, ed è anche quello un parametro su cui si può giocare eventualmente in fase di addestramento, per capire, in base al problema che abbiamo, in base a come risponde la rete e tutto. Adesso pensavo di aprire questo sito, che, su cui vi consiglio di, andiamo un po' se riesco a portarmelo di là. Ok, vediamo se ci sta la bellissima risoluzione di 1024 per 768, sembra di sì. Questo è un sito di TensorFlow, praticamente è un totalmente online, gira tutto sul browser, cioè la rete neuronale che si è scritta in JavaScript, complimenti che l'ha fatta, e gira interamente nel browser, non dovete installare niente, quindi è ottimo per sperimentare, e vi fa vedere un po', vi fa intuire, diciamo, cosa succede, cosa si può fare con, come ragiona una rete neuronale. Ora faccio un po' fatica. Ok, allora vedete che qui abbiamo un grafico su cui abbiamo due vari punti plottati. Ogni punto ovviamente ha due coordinate, una coordinata x e una y. I punti sono colorati, hanno due colori. Cos'è questa cosa? Sono due categorie di oggetti, gli oggetti blu e gli oggetti arancioni, che potrebbero essere le mie due specie di fiori, potrebbe essere il mio attacco di dorsi in corso,
attacco DOS non in corso, banalmente, questo potrebbe essere il numero di pacchetti TCP, questo potrebbe essere il numero di pacchetti UDP, oppure la lunghezza del petalo e la larghezza del petalo, banalmente, e io sto disegnando, lottando, diciamo, tutti quanti i miei punti, i miei campioni su questo grafico. Vedete che si organizzano poi in dei cluster praticamente. Quel vantaggio che li ho già etichettati, so già di che colore sono, appunto. Se vedete adesso c'è il grafico, è colorato sotto uno sfondo che è l'ambiente, una sfumatura che va dall'arancione al blu, che è completamente fuori rispetto a quello che dovrebbe essere per classificare questa cosa. Il nostro obiettivo è quello di fare in modo che il colore di sfondo, che è l'output della rete neuronale, combaci, cioè vada effettivamente a classificare correttamente questi punti. Come vedete abbiamo delle impostazioni della rete. Ne abbiamo i nostri due input all'inizio, che è il nostro strato d'ingresso, abbiamo zero strati nascosti, come già scritto in cima, e un output, perché ne usiamo solo uno in questo caso. Se l'output è molto alto, uno, vuol dire che appartiene a una classe, se l'output è molto basso, appartiene a un'altra classe. Se noi adesso... ok, non passo il mouse. Dov'è il mouse? Ok. Se ora premo play, parte l'addestramento. Vedete lì in alto c'è un grafico con il DOS della rete e la rete quasi subito si è organizzata e si è praticamente posta in modo da tirare una linea retta alla fine. Questo è un problema lineamente separabile, appunto perché basta una retta per risolverlo, è quello che significa quando avete sentito questa cosa varie volte oggi. E abbiamo praticamente risolto il problema, abbiamo craccato il problema di classificazione. Ci terremo a far vedere cosa succede anche se iniziamo, andiamo su un... non vedo dove cavolo è il mouse. Ok, se andiamo su un problema più complesso, questo è un problema non linearmente separabile. Se noi facciamo partire l'addestramento con la stessa struttura di prima, vedete che c'è neanche si trova, non compare niente praticamente. In questo caso dobbiamo aumentare la complessità del modello, quindi per esempio proviamo ad aggiungere uno strato nascosto con due neuroni e vedere cosa succede. Vediamo che la rete adesso inizia un po' a provarci, sta iniziando a disegnare delle regioni, in questo caso sembra quasi una parabola o una cosa del genere, per provare a classificare, ma ancora non basta perché questi punti vengono classificati come azzurri, non sono ancora correttamente lì. Quindi cosa dobbiamo fare? Aumentare ancora un po' la complessità. Possiamo aggiungere banalmente anche un paio di neuroni in più a questo strato, e se qualcuno si sta domandando come fai a sapere che devi aggiungere due neuroni a quello strato lì, nel senso, lo so un po' per esperienza, perché ho visto delle cose, ma non c'è una regola per fare queste cose. Però vedete che così facendo adesso finalmente la rete riesce a isolare i punti azzurri che sono al centro da quelli esterni. Quindi abbiamo aumentato la complessità al punto di riuscire a risolvere questo problema di classificazione. Se volete sperimentare un po' con questo tool è molto bello, perché vi permette di cambiare, vedete, in alto funzioni di attivazione, vi permette di, non so, non ha solo problemi di classificazione ma anche di regressione, vi permette di variare vari parametri tipo split, dataset, test, non, eccetera. E sicuramente se uno ha intenzione di sperimentare un po' con questa roba, penso sia un ottimo strumento. Allora, veniamo a parlare quello di Python, che anche quello era bello nel titolo. Python è un linguaggio di programmazione general purpose, molto generico, versatilissimo, e il vantaggio che ha Python e il motivo per cui si trova qui in questo talk nell'ambito di machine learning è che ha un ecosistema inerente a il calcolo scientifico, il machine learning, eccetera, che è gigantesco. Io non conosco altri linguaggi o strumenti più di tanto, però mi sembra di intuire che l'ecosistema che ha Python di librerie, che parte da NumPy e SciPy, che sono state un po' le, sono un po' la base, il fondamento di tutte le altre, sia uno dei più sviluppati che abbiamo. C'è MATLAB, che è un altro pacchetto molto grosso, però è proprietario, e fa anche quello un po' di tutto. C'è Octave, che è la sua controparte open source, eventualmente ci sono vari altri strumenti. Questo comunque è questo set di strumenti, stack, come
programmatori lo chiamano a volte, è molto completo, si può fare veramente di tutto ed è molto versatile. Python ha avuto successo perché è un linguaggio molto semplice da usare, molto conciso, ci permette di fare, vedrete dopo, per importare un file CSV e fare un po' di operazioni di pre-parsing, saranno tipo 10 righe penso. È un linguaggio efficiente, da questo punto di vista non è molto performante, però tutte queste librerie, non mai penso sia scritta in Fortran o Assembly, addirittura a mano, cioè vengono poi, eseguono i calcoli effettivamente molto velocemente, quindi noi usiamo Python solo per incollare insieme varie cose. Inoltre è una community molto grande ed è molto popolare, appunto sono due cose che vanno abbastanza a braccetto, è cross piattaforma e appunto è versatile. Se un giorno voglio integrare il mio algoritmo di machine learning con un server web, con un videogioco, con qualcosa, su Python troverò una libreria che mi permette di collegarsi. Vediamo un attimo le librerie che ho citato. NumPy è la lingua franca del calcolo numerico in Python, nel senso che tutte le librerie di calcolo inerenti a far conti, machine learning incluso, sono conti alla fine, si basano su NumPy, cioè prendono dentro come parametro anche array di NumPy, buttano fuori array di NumPy. L'oggetto NPArray, la classe NPArray che crea oggetti, insomma, array di Python, è la base praticamente di tutto quanto il resto. E semplicemente una classe ci permette di definire vettori n dimensionali, quindi tensori se vogliamo, possiamo farci operazioni, quindi non so, possiamo prendere un vettore, moltiplicarlo per 3, aggiungere 1 e lui faccia tutto il lavoretto di fare questa cosa, possiamo chiedere qual è il massimo, il minimo, possiamo fare la trasposta di matrice, eccetera. TensorFlow è una libreria open source fatta da Google, gigantesca, è enorme. Ed è una libreria abbastanza a basso livello, nel senso che ci permette, non entro troppo nei dettagli anche qui, ma ci permette di costruire un grafo computazionale, poi ha vari algoritmi, tipo quelli di addestramento, che possono ripercorrere tutte le equazioni che abbiamo scritto e imparano ad addestrarle. Noi gli diciamo, guarda che con variable, gli stiamo dicendo, guarda che c'è questo vettore qui, che è il vettore dei pesi, per esempio, che ti autorizzo a cambiare, cioè puoi cambiare. Non entro, ripeto, troppo nei dettagli. Una cosa importante prima di andare oltre è che TensorFlow, che è alla base di tutte le altre librerie di machine learning un po', è in grado di usare la scheda grafica del PC. Questa è una cosa grossissima, perché i conti che vanno fatti sono tantissimi e usare la scheda grafica, che è un processore praticamente super parallelizzato da qualche migliaio di core a volte, è un grandissimo vantaggio, è molto più efficiente da un punto di vista energetico e molto più veloce rispetto alla CPU. Keras è uno strato sopra TensorFlow, quindi senza che noi andiamo a scrivere tutte le equazioni, cioè per creare l'equazione di un layer di una rete neuronale, sono una moltiplicazione matrice per vettore con eventualmente una somma, poi tutto dentro funzione di attivazione. Keras dice, non sta preoccupati di sta roba, faccio tutto io. Tu mi crei un modello, mi dici che vuoi un modello sequenziale, mi dici che vuoi uno strato denso di neuroni con 4 input e 5 output, mi dice che vuoi un altro strato con 3 output, vuoi che ti faccio una softmax per trasformare in probabilità alla fine, e ci penso io al resto. Poi noi gli diciamo, ok, compila il modello, vogliamo una certa funzione di loss, dopo vediamo, vogliamo un certo ottimizzatore, questo è il famoso algoritmo di addestramento che vi dicevo, questo è uno dei tanti, e vogliamo durante l'addestramento tenere d'occhio l'accuratezza del modello come metrica per valutarlo. Andiamo dunque all'esempio proprio di classificazione, cioè entriamo un po' nel codice. Vogliamo concretamente applicare sta cosa per classificare questi benedetti fiori. Prima cosa che facciamo è scaricare il dataset proprio dal sito ufficiale. Otteniamo un paio di file, uno che è tipo un readme, quell'altro è un file CSV alla fine, lì vedete adesso è un po' in grigetto, non si vede molto, però non avevo previsto questa cosa, i colori del proiettore, sono dei numeri, virgola, un altro numero, eccetera, sono quattro numeri di input come abbiamo visto prima nella tabella, e alla fine c'è un nome di una classe di appartenenza come stringa proprio. Quindi dobbiamo fare un po' di parsing, e qui è dove Python effettivamente è comodo. Non soffermo questo casino di codice adesso, scritto molto velocemente, quello che fa alla fine è leggere ogni riga, si prende, si tira fuori quali sono le classi possibili e ogni riga va a trasformarlo in un array di NumPy alla fine,
li accumula tutti quanti con tutti quanti i vettori e alla fine ci dà una matrice con tutti quanti i nostri input. Infatti tipicamente quando lavoriamo in Python e facciamo machine learning dobbiamo avere due matrici diverse, una con gli input e una con gli output che vogliamo usare per l'algoritmo di addestramento. Vedete che se adesso chiamo quella funzione lì e chiedo a un paio di dirmi qual è la forma di quella matrice, mi dice che è una matrice di 150 righe per 4 colonne. Vuol dire che ho 150 righe, giustamente, di 4 elementi ciascuno, che sono le mie 4 features per ogni oggetto che voglio classificare. Se stampo e gli chiedo di stamparmi il contenuto di X, vedete che c'è un array con dentro un array di array alla fine. Cioè, qua c'è qualcuno che programma abbastanza, insomma, penso non ci sia problemi a intuire cosa sta succedendo là dentro. Quindi la prima colonna sono tutte le lunghezze del petalo, la seconda colonna sono tutte le larghezze del petalo, la terza e così via. Y allo stesso modo, che è il vettore in uscita, qui è stata fatta una cosa particolare, è stato fatto quello che si chiama one hot encoding. Prima ho accennato che noi abbiamo 3 categorie da classificare e vogliamo in pratica descrivere con ogni uscita quanto un determinato oggetto di cui abbiamo dato i dati in input appartiene a quella categoria. Per far ciò, quando addestriamo la rete, dobbiamo insegnargli che quando un oggetto appartiene, per esempio, alla specie, non so, non mi ricordo adesso i nomi, sono già dimenticati, vogliamo idealmente che la rete ci dia 1, il massimo valore possibile, in output nel primo neurone e 0 in tutti gli altri. Quindi come output ideale ci costruiamo degli array di quel tipo lì, quindi 1, 0, 0. Si chiama one hot encoding, che letteralmente in italiano si traduce in codifica 1 caldo, cioè ho tutto 0 e solo un elemento va a 1, che è, diciamo, la categoria di quello che rappresenta la categoria di appartenenza. La Y ovviamente è una matrice di 150 righe, perché deve essere lo stesso numero, devo avere una categoria di appartenenza per ogni oggetto che ho in input, per 3 colonne ciascuno, perché ho 3 classi di appartenenza. Come appunto scritto, abbiamo fatto one hot encoding. Se con Python chiediamo ehi, scrivi, non so, l'elemento 52 del vettore in input e l'elemento 52, quindi lo stesso associato del vettore degli output, ci scrive i 4 valori con la codifica finale target della rete. Qui vediamo, come abbiamo visto prima sulla demo online, abbiamo visto un grafico che era un modo un po' per comprendere cosa stava succedendo. Ho piottato con Python qualche diciamo feature rispetto a un'altra per capire un po' con cosa avrà a che fare la rete. Cioè vedete qui colorando i vari punti con base alla classe di appartenenza, che anche qui la rete avrà un lavoro da fare di isolare certe regioni di questi piani, quindi mettere in relazione le varie caratteristiche che abbiamo in input per definire cosa vuol dire appartenere a una certa specie di fiore in questo caso. Nel caso degli altri esempi c'è la cosa analoga, insomma, si potrebbe analogamente spiegarla. Creiamo quindi un modello con 4 input, perché abbiamo 4 valori in ingresso: abbiamo la lunghezza del petalo, la larghezza del petalo, la lunghezza del sepalo e la larghezza del sepalo. Mettiamo uno strato nascosto, tanto per iniziare, con 8 neuroni, anche qui numero scelto arbitrario, e mettiamo 3 neuroni in uscita, perché abbiamo 3 categorie, giustamente. Usiamo la funzione ReLU. Torno indietro velocissimo, la ReLU non l'avevo neanche fatta vedere. È una funzione molto banale, cioè la cosa più semplice che possiamo fare per rendere il modello non lineare, ed è tipo di prendere da 0 in giù tutto 0, e quello che passa oltre, praticamente, quello che è sopra 0 lo lasciamo di torso, lo buttiamo fuori in uscita così com'è. In questo caso, se notate, la rete può assumere valori all'interno di ampiezza arbitraria, tutti positivi, potrebbe anche esserci un 10 milioni di miliardi che viaggiano in un neurone. Comunque non entriamo in questi dettagli qui. Scegliamo di usare questa funzione, che viene usata molto ultimamente, l'ho scelta arbitrariamente così come punto di partenza per pura sperimentazione, anche per chi magari dopo si mette a fare queste cose tutti i giorni, da quanto vedo. E l'ultimo layer, gli chiediamo di usare una funzione di attivazione che si chiama softmax. È una cosa particolare, quello che fa semplicemente di normalizzare l'uscita e fare in modo che tutte le uscite sommino ad 1, perché vogliamo delle probabilità, quindi cioè non esiste che il primo output ha una probabilità del, non so, 0,8% dell'80%,
e il secondo output ha una probabilità del 60%, cioè qualcosa che non va. Questo strato si occupa di normalizzare e fare in modo che tutto sommi ad uno. Quindi abbiamo letteralmente costruito questa cosa qui. La prima riga crea un oggetto della classe Sequential che rappresenta un modello sequenziale di Keras. La seconda riga aggiunge lo strato nascosto con 8 neuroni che vediamo in mezzo in blu con la funzione di attivazione random. E la terza riga crea l'ultimo strato, sono 3 neuroni in uscita, quindi fanno il loro lavoro di moltiplicare l'input per i vari pesi, eccetera, e si attivano con una softmax. Ora ci basta dire a Keras di compilare questo modello, cioè di dire guarda che ok, l'ho descritto, ho finito di descrivertelo, adesso per favore preparalo perché sto per usarlo, sto per addestrarlo, sto per usarlo per fare delle previsioni. Qui dobbiamo specificare l'unica cosa che forse ha bisogno di spiegazione del primo parametro, cioè cos'è quella roba di loss binary cross entropy, che non si domanda chi si è inventato questa roba. Quando addestriamo il modello dobbiamo dire all'algoritmo di addestramento cosa andare a minimizzare, cioè noi stiamo chiedendo all'algoritmo di addestramento di fare cosa esattamente. E stiamo chiedendo, dati gli input degli esempi che vogliamo classificare, di cercare di ridurre l'errore della rete il più possibile. Ci sono vari modi in cui possiamo capire l'errore della rete. In questo caso, siccome stiamo categorizzando i vari oggetti, vogliamo usare una funzione di loss, di perdita, che valuta l'errore della rete, che ragiona in senso binario, cioè non importa se la probabilità invece che essere il 100% per la prima classe è l'80%. Se mi ha dato 80% e poi 10-10, a me va bene lo stesso, la rete sta facendo il suo dovere, mi sta dicendo che è molto più probabile che appartenga alla prima classe che alle altre due. Per addestrare il modello è una riga di codice, basta chiamare fit a destra, allena, dargli un vettore con tutti gli input e un vettore con gli output ideali. Dobbiamo solamente dargli un numero di epochs, il numero praticamente di volte che un campione viene visto, quindi il numero di iterazioni dell'algoritmo alla fine. E batch size, vabbè, quanti ne vengono eseguiti in un momento, cioè contemporaneamente, perché gli raggruppa per ottimizzare un po' le prestazioni. Basta solo stare attenti a non metterlo troppo grande, se no riempiamo la RAM del PC. Dopodiché possiamo valutare la precisione del modello, gli chiediamo, visto che gli abbiamo chiesto la metrica accuracy in fase di addestramento, possiamo tirarcela fuori dopo con evaluate, dando questo qui. Cioè tutto il dataset, tra parentesi, dopo vedremo come si fa di addestramento e test, gli diamo tutti quanti gli input su cui vogliamo testare il modello e lui ci dà, guarda, tu mi hai dato vari input, mi hai dato l'output ideale, la rete ne ha fatti giusti tot percentuali. Cosa viene fuori? Keras inizia adesso a scrivere tutto quanto il procedimento che va avanti. Finché non arriviamo all'ultima iterazione ci viene fuori alla fine accuratezza 98%. Non è male. Possiamo fare delle previsioni con la rete, quindi lo so, abbiamo un vettore in input, abbiamo il nostro programma con interfaccia grafica, il giardiniere ha misurato il fiore, non sa che cosa è, scrive dentro le misurazioni, noi chiamiamo model.predict, gli diamo quel vettore di misurazioni, ci prendiamo delle quadre perché possiamo fare più previsioni contemporaneamente, quindi gli do solamente una lista con una previsione da fare e prendiamo il primo risultato. Ci viene fuori la previsione della rete, in questo caso vedete che il primo valore è praticamente 1, quindi c'è quasi 100% sicura che appartiene alla prima specie e gli altri sono numeri molto bassi, questi qua addirittura è almeno 18, poteva anche scrivere 0, è appunto da interpretarsi come tot percentuali di probabilità che appartengono a quelle specie lì. Cosa abbiamo tralasciato di questa cosa, in tutto questo esempio un po' frettoloso, giusto per vedere qualcosa che viene fuori? Intanto stiamo valutando la rete, la stiamo addestrando e valutando sull'intero dataset. Cioè prima abbiamo detto che è importante, per evitare l'overfitting e per assicurarsi che la rete generalizzi, separare, in modo da dirgli, ok, ti faccio vedere, cioè in realtà l'obiettivo principale è quello di avanzare degli esempi che la rete non ha mai visto in fase di addestramento, in modo da testare se effettivamente ha capito il concetto, l'essenza di quello che deve imparare e non ha semplicemente memorizzato tutto. Un'altra cosa è che stiamo dando dei valori totalmente grezzi in input, quando tipicamente è meglio tenerli tra meno 1 e 1 in base alla funzione di attivazione che stiamo usando anche, oppure 0 1, appunto dipende da che funzione di attivazione abbiamo.
possiamo usare una funzione del genere, e qui si vede abbastanza la, cioè, quanto Python è conciso. Questa funzione prende tutto il dataset, lo mischia randomicamente, sceglie un punto di split in base a che percentuale vogliamo di campioni di addestramento e di training, splitta i due array con la sintassi slicing di Python, quindi c'è letteralmente una riga per spaccare l'array in due, per spaccarlo in due pezzi, 4 per farlo sia per le x che per le y. Questa funzione qui ci dà fuori, da un x e un y, che è il nostro dataset intero, ci dà un x di train, quindi gli input di addestramento, un y di train, quindi gli output ideali di target per l'addestramento, una x di test, gli input per testare, e la y di test, che sono gli output ideali per testare, su cui valuteremo le performance. Una funzione simile anche qua, cioè sono 5 righe per scalare gli input, questo è NumPy che fa tutte le magie. Praticamente gli chiediamo, nelle prime due righe gli stiamo chiedendo in un by die il massimo e il minimo valore su tutta la prima colonna, o cioè in realtà per ogni colonna. Quindi i primi due valori ci danno un vettore che rappresentano il massimo e il minimo per ogni colonna della matrice. Dopodiché facciamo la formula per chi ha mai usato l'Arduino, ma usate la funzione map, quella roba lì è la stessa cosa, solo che è vettoriale, cioè lo fa per più colonne alla fine, e riscaliamo gli output tra meno 1 e 1. Adesso addestrando, lanciamo, dopo aver fatto questo preprocessing, eccetera, vediamo che l'accuratezza è anche un po' scesa, al 97%, però almeno adesso siamo sicuri che stiamo valutando correttamente la nostra rete, le performance, come sta classificando le cose. Vedete anche che le previsioni adesso hanno, come c'è, nel senso, i vettori input hanno tutti i valori compresi tra meno 1 e 1. In questo caso vediamo solo numeri negativi, è capitato proprio un campione un po' sfigato, però. Modificando un po' i parametri, e qua c'è tutto il discorso che dicevo della serie di boh, cosa sto facendo, non si prova, si cazzeggia, finché non succede qualcosa, non migliora, si testa più e più volte. Modificato un po' lo split dall'80-20 all'85-15, ho aggiunto un altro layer nascosto, così puramente per provare, con dimensioni 7-5 invece di 1-8, quindi adesso abbiamo a volte la rete sequenziale, ecco il bello di organizzare i neuroni in strutture ben definite, che una rete sequenziale la possiamo rappresentare con una lista di numeri, cioè abbiamo tanti numeri quanti sono gli strati e ogni numero rappresenta quanti neuroni ci sono in quello strato. Ho scelto la tangente iperbolica come funzione di attivazione, così, sempre per provare, ci sono delle logiche magari un po' dietro il ragionamento che adesso però non mi metto a esporre più di tanto, e ho aumentato il batch size per farlo andare più veloce. Adesso sono arrivato a un'accuratezza sui campioni di test del 100%. In realtà, così sperimentando, qui c'è un problema molto più grosso in questo tipo di problema di classificazione specifico, è quello che il dataset era molto piccolo in ingresso, erano 150 campioni e basta. Infatti c'era, provando a cambiare i parametri, si faceva fatica effettivamente a capire cosa andava a influire cioè in meglio o in peggio. Qui ho una citazione. Dicono, come ha detto una volta un ingegnere di Google Translate, che è un servizio che usa pesantemente machine learning, quando vai da 10.000 campioni di addestramento trascritto a 10 miliardi, è lì che tutto inizia a funzionare. Cioè sono anche non solo la quantità, ma anche la qualità dei dati, come appunto avete intuito prima nel talk precedente, che conta. Quindi per chi volesse iniziare un po' a sperimentare, purtroppo è necessario che i dati di partenza siano tanti, ben organizzati e ben equilibrati. Bene, dove può andare uno partendo da una cosa del genere? Alla fine, tenendo una struttura molto simile a quella che abbiamo visto oggi del codice, cambiamo semplicemente il parsing o la raccolta dei dati in input, che dipende da cosa state facendo, da dove raccogliete i dati, da dove li avete scaricati, se li avete scaricati o da come li state raccogliendo, ed è qui anche che Python è molto comodo come linguaggio, perché appunto è molto versatile, vi permette di interfacciarvi con qualsiasi cosa. Cambiando eventualmente la struttura della rete neuronale, appunto, in modo da scalare con il problema di classificazione che avete, eccetera, o cambiando eventualmente l'algoritmo di addestramento o i parametri, potete sperimentare con cose più disparate. Vi faccio un esempio per chi qua dentro, magari più nell'ambito videogiochi. Avete fatto un gioco in multiplayer, avete il server del gioco, avete la gente che usa i trucchi o usa i bot, robe varie.
prendi e iniziate a tirare su un po' di metriche. Quanti click mi ha fatto nell'ultimo secondo? Qual è la velocità media di movimento, accelerazione media, il modulo e non? Quanti tasti ha premuto? Prendete e buttate tutto dentro e i campioni raccogliete con le segnalazioni dei giocatori che mi segnalano, e questo qua guarda che l'ho guardato nel replay e sta usando un bot. Potete fare un termostato intelligente, se avete mai visto il Nest, il termostato quello che adesso è stato acquistato da Google, ora non lo so che algoritmo ha sotto, però cioè uno potrebbe anche partire con una rete neuronale feed forward per appunto classificare, capire quello è più regressione, cioè lì l'algoritmo nel caso del Nest, se non ho capito male, butta già fuori in output una temperatura ideale, non semplicemente scalda, raffredda o non fa niente. Però comunque si può, come ripeto, l'idea di dare un punto di partenza, poi si può sempre andare un po' oltre. Posso un'altra cosa che si fa un sacco con le neuronali è classificare testi. C'è un modo, tu voi vi domandate come glielo do un testo dentro una roba da una questaglia di neuroni così. Ci sono modi di trasformare un testo in un vettore numerico, che in pratica si fa contando la frequenza di ogni parola. L'essenza di ciò è di dare alla rete un vettore che rappresenta quanto in un certo testo compare ogni possibile termine. Quindi la rete vede se compare la parola soldi e non compare la parola iscrizione, ma compare la parola bonifico, probabilmente è spam. Okay? Queste sono le relazioni che impara una rete nel caso di classificazione di testo. Infatti usate sicuramente, ci sono stati fatti video anti-spam, analisi sentimentale su un certo pezzo di testo, quindi ho delle recensioni su Amazon di un prodotto, voglio capire senza che me lo dica una persona che la legge se la recensione è positiva o negativa. Posso farlo, appunto l'algoritmo che vettorizza il testo si chiama Bag of Words, per chi volesse andare a guardarlo. Posso classificare immagini, come ha fatto prima l'esempio Andrea, il NIST è il dataset, anche quello un po' un hello world, un po' più elaborato del machine learning, cioè una cosa abbastanza classica, ed è il riconoscimento di cifre scritte a mano, appunto si può risolvere con una rete neurale feed forward, anche se per le immagini tipicamente si va su reti convoluzionali, dopo le accenno chiudendo. Posso classificare semplici segmenti magari di audio, per esempio facendone uno spettro, quando vedete, non so, nella macchina che vi fa barrette, no? Che vanno su e giù con i bassi, gli alti, i medi, io glielo spettro in frequenza del segnale, lo prendo, lo campiono, ne do alcuni punti di interesse, lo do come input alla neuronale, quindi do l'ampiezza di ogni frequenza, ma riesco a capire se, non so, un secondo di audio è una sirena di un'ambulanza o, non so, uno che sbatte sul tavolo o altre cose. Potrebbe essere utile, non so, dipende, magari uno sta facendo qualche tipo di progetto in cui potrebbe essere utile una cosa del genere. Concludendo, potevamo usare algoritmi sicuramente più semplici per risolvere questo problema, cioè solo il machine learning è vastissimo e le reti neuronali sono già una cosa abbastanza avanti, in realtà ci sono algoritmi ben più semplici per appunto risolvere vari problemi di classificazione, però non saremmo entrati nelle neuronali. Quindi l'obiettivo è stato un po' quello di vedere come usare una rete per classificare, perché adesso abbiamo un po' un trampolino di lancio, cioè abbiamo visto un po', gli strumenti sono quelli. Cioè Python vi accompagna fin dove volete, TensorFlow anche, Keras magari lì a un certo punto se andate a fare cose veramente strane dovete tornare un po' più giù su uno strato, andare su TensorFlow, però Keras copre moltissimi altri tipi di modelli e strutture tipo convoluzionali, ricorrenti, modelli di encoder, decoder, generative, di ogni tipo. Appunto alcuni di questi esempi di altri modelli per capire dove si può andare eventualmente addentrandosi un po' in questo campo sono le reti convoluzionali che fanno l'operazione che ha descritto anche prima Andrea di convoluzione, cioè fanno queste specie di filtri che vengono essi stessi addestrati, estrapolano mano a mano caratteristiche da un'immagine strato dopo strato fino a sintetizzare alla fine l'essenza, il contenuto, il significato di un'immagine attraverso tutte queste operazioni di convoluzione e pooling praticamente in un vettore di 128 elementi, anche partendo da un'immagine di, non so, 1000 pixel per 1000. Dopodiché abbiamo una nostra rete come quella che abbiamo visto oggi che prende questi valori e alla fine butta fuori una serie di classi. Questa è una rete che fa il mix dello stesso dataset che vi ho accennato prima, classificazione di cifre scritte a mano, vedete che parte da un'immagine 28x28x1, questo è
un tizio che ha deciso di farla così chiaramente, cioè si può variare i parametri a destra e a manca, va, inizia a ridurre la dimensione pian piano finché non arriva a avere praticamente due matrici 4x4 e se ne viene fuori con quelli sono 4x4, 16x2, 32, riduce a 3 unità e poi butta fuori la cifra a quanto pare. Un altro modello è quella ricorrente, questa è interessante, non ho mai avuto l'occasione di guardarla, sarei voluto approfondirla. Quando abbiamo dei dati in cui è importante la relazione temporale, c'è cioè una sequenza di cose, tipo un grafico di borsa, oppure un testo che voglio tradurre da una lingua ad un'altra, oppure, non lo so, una sequenza di temperature, devo capire se, non so, guardando l'ultima ora dell'andamento della temperatura sta succedendo qualcosa di particolare. Uso una rete neuronale ricorrente, cioè in cui ho dei cicli, io prendo, ho dei neuroni, mando avanti, propago in avanti cioè i valori, i risultati dei neuroni, per questo si chiama feed forward tra parentesi, e quindi è uguale a quello che abbiamo visto. Dopodiché a un certo punto prendo e ributo indietro, quindi gli do un modo per avere memoria alla fine, cioè ad ogni ciclo, ogni campione temporale la rete avrà anche delle informazioni su cosa era successo prima, che impara a sintetizzare e capire. Ci trovano un sacco di tutorial online per chi volesse provare ad approcciare questo mondo in modo molto più pratico, sperimentale, da smanettone, ripeto. Banalissimi esempi di cosa si trova. Qui c'è una guida di introduzione alle reti convoluzionali, sicuramente. Questo tizio ha fatto un rilevatore di gatti, non ho letto l'articolo, ma a quanto pare distingue foto di gatti da altre cose con le convoluzionali. Introduzione a reti neuronali ricorrenti. Questo qui ha creato una tastiera predittiva, quelle che usate su Android, che vi suggeriscono la parola ipotetica che state per schiacciare Google, su cui passate le giornate, no? Tipo a generare il testo a caso e a mandarlo. Usando delle reti ricorrenti, appunto, perché imparano la sequenza delle cose, oppure sempre con un tipo di rete neuronale ricorrente è stato fatto qui, realizzato un classificatore che riconosce l'attività umana, quindi su Android magari in base al movimento accelerometro, i suoni, capisce se stiamo correndo, se siamo fermi, camminando, eccetera. Bene, io con questo ho finito, ringrazio per l'attenzione e se avete domande sono qui.